Ciao, 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 ciao. Allora, altro tag, tutti pazzi per la spesa e sono 15 domande. Partiamo con la prima. Allora, quanto ti piace fare la spesa da 1 a 10? 1000! Da 1 a 10, 1000 Nicca dice. E pagare? E pagare un po' di meno, eh. In effetti, pagare un po' di meno. Penso che sia così per tutti. Però sì, mi diverte fare la spesa. Da quando? Dai, da quando la conosco. Perché? Poi dipende le giornate, perché ci sono quelle giornate che sai che il supermercato è strapieno come il sabato, tipo, allora dici mamma mia, quanto mai 4-5 casse tutte aperte, però tutte quante piene, allora lì sì. Però mi piace da 1 a 10-10. Domanda 2. Quante volte alla settimana fai la spesa? Ma qualcosina si va sempre fuori a comprare tutti i giorni, come il pane, qualcosa che manca, quelle cose basilari, diciamo, giornaliere. Però una volta a settimana magari qualcosina, i sacchetti in più, diciamo. Sì, una volta a settimana. Anche spesina un po' più grossa, sì. Ah no, quella un po' più piccola. Sempre nel limite, più grossa, certo, però sempre più grossa, nel senso che magari finisce la pasta, ti fai la scorta di pasta su quelle cose. Scorta vuol dire 3-4 confezioni, non 100, eh. Per noi. Poi, domanda 3. Scusate. Non ci sarà in giro ancora qualche malanno adesso. Quali sono i supermercati che ti piacciono di più e quali ti piacciono di meno? Allora, quello che mi piace di più a me è l'Esselunga, mi piace una cifra. Anche a me, hanno tanti. Perché quando ci sono le offerte, anche sui prodotti con marchio Esselunga, ci troviamo abbastanza bene. Solo quando ci sono le offerte, ovviamente. Sì, perché poi di cosine di marca così non è che le acquistiamo sempre, mai. Quando c'è un'offerta. Quasi quando c'è un'offerta, poi si va al discount, però a me l'Esselunga piace tantissimo. E quello che mi piace di meno... Ma una volta andavamo all'Iper, ma adesso non lo so, non riesco più a farci la spesa, non ci riuscirei più a farci la spesa perché è troppo dispersivo. Poi fanno le offerte, ma comunque per i nostri portafogli le offerte che fanno loro sono sempre, vuol dire pagarle il doppio per noi, sempre. Anche più le offerte che fanno al supermercato Iper è sempre caro, per è sempre caro. Almeno l'Esselunga mettono l'1+1 ogni tanto. Quando fanno certe offerte sulle cose di marca, dici, oh, che bello, posso permettermelo. Invece l'Iper fanno le offerte, però ti sembra sempre una cifra enorme sul volantino. Infatti, devi sempre le cose, anche i detersivi, le cose sono sempre. Cioè, non riesco a trovarmici bene, perciò quello non mi piace meno. Fai la lista? Sì, sempre, perché se no esco. Sapete che lei a memoria non va d'accordo. Quindi... Ritorniamo sempre alla memoria. Vedi, ci arriva sempre lì. E beh, ma penso che sia normale. Io purtroppo sono così. Anche. Perché poi arrivo là, oh mamma mia, cos'è che mi serviva? Allora cerco di ricordarmi lo sportello del frigo quando lo apro, cos'è che manca. E poi prendi tutte cose che non ti servono. Sì, e poi va a finire che non compri quello che ti serve, ma compri tutt'altro. E la cosa che sei andata a fare la spesa per comprare quella non la compri. Allora, domanda 5. Vai da solo o con qualcuno? Vado sempre con mio marito. Oh, e i bambini, vabbè, venite anche voi. Com'è? E la nonna, ogni tanto anche lei. Poi 6. Hai un giorno fisso? Si va quando serve, quando c'è bisogno di fare la spesa, si prende e si va. Poi, 7. Hai tutte... fai tutte le file per guardare i prodotti o vai direttamente a prendere le cose che ti servono? Quando sai che ci sono le offerte, come adesso torniamo con la discorsa Esselunga, che mettono proprio nel centro degli scaffali i banchettini con le offerte, allora ti fermi, fai la fila, ma anche se c'è ci guardi. O altrimenti, ritorniamo al discorso di prima, hai la lista, sai quello che devi prendere, ormai conosci il posto, vai diretta a prendere, sai, ti serve il burro, sai che lì, vai lì e basta. Dal momento che noi andiamo l'Esselunga, abbiamo già in mente il volantino, quindi vai dove c'è l'offerta. Vai, ecco, poi mi hai detto che le offerte le mettono sempre lì, cambiano. Sì, però cerchi sempre quel prodotto in offerta che hai visto sul volantino. Quello è vero, punto. E sai comunque le cose che ti servono, dove sono, prendi, vai già impicchiata lì, non è che vado lì, mi giro tutta l'Esselunga ogni volta. Assolutamente no. Freddo cane, cavolo. Che no, infatti quando vai all'entrata, cioè nella nostra Esselunga qua di Bergamo, sì, entri e subito c'è il reparto frutta, verdura, di freddo, si muore di freddo, non so, c'è un 20, ma chi lavora lì? 20 gradi, ma non si ammalerà, cavolo, anche in estate, con
7-8 gradi, adesso perché fa freddo, fino a quanti sposti, e allora lì dopo stai un po' meglio, ma sono quelli sbalzi lì, insomma, infatti facciamo sempre la corsa, meno che non ci serva la frutta, guarda che non la compriamo la frutta. Ma perché sono l'unico che io in estate vado in giro con la felpa, quindi... È vero. Poi, 8, ti piace ricevere i volantini per vedere le offerte? Altro che sì. Veramente, quando sono nella posta, sì. Li portiamo subito in casa, sì. E uno a uno ce li guardiamo, anche i bambini si divertono a guardare i volantini, fate un po' voi. Io. A me piacciono, sì, perché comunque, poi ripeto, ci sono volantini, come Iper e quei posti lì, che vai, o non c'è quello che vorresti, o non lo so. L'Iper è buono quando fa il 25% del buono. Che è vero, che ti rimborsano il 25%. Tipo devi comprare il televisore, non è male. È vero, quello sono buoni. Ma non l'hanno neanche più fatto, mi sa. Una volta all'anno circa. Guarda che se arriverà adesso, di solito ottobre mi pare, se non è... E lì è buono perché dici, metti il caso, uno deve prendere 500 euro di lavatrice, ti rimborsano il 25% della lavatrice. Cioè quanto? E non è male, te li puoi spendere, ti fai una spesa, ti compri qualcosa, cioè non allora, serve, su questo... se uno serve un elettrodomestico... Uno è buono, quello che fa 1 euro, anche ne è arrivato adesso un volantino... Che tipo sì, compri, che ne so, la lavatrice e ti danno, un altro e ti danno il televisore quello buono. E lo stesso valore, questo non è, ma non sono mai. Cioè. Però se noi i volantini ci guardiamo, li adoriamo. E poi, infatti, quando non ci sono, che magari li toglie qualcuno, io mi arrabbio. Sì, anche dico, porca miseria, ma perché mi tirano fuori i volantini? Ma perché li puoi vedere sulle app, col tablet, però. Sì, però sai... Non è mai come il cartaceo. Scendi tutti i giorni anche per guardare la posta, quello che è. Allora, è bello vederlo lì, ormai l'abitudine, il cartaceo in mano. Meno bello quando ci trovano le bollette nella posta. L'unica cosa brutta della posta, le bollette. Poi, 9. Preferisci i grandi ipermercati o i negozietti al dettaglio? Grandi ipermercati, a parte sempre il discorso Iper, se lunga è un ipermercato perché comunque è grande come l'Iper, quelli poi vabbè dipende qua in zona, sei dei negozietti dove ti trovi bene a prendere il pane, a prendere qualcosa, allora è bello anche lì, però si va sempre nei grandi. Poi 10, cosa ne pensi della possibilità di fare la spesa online? Hai mai provato la spesa sul cibo? No. Abbiamo preso dei detersivi online. Spesasicura.com. Spesasicura.com. Risparmiate una cifra. Abbiamo cavolo. Risparmiato davvero una poco cifra su cane. Tutte le robe di detersivi per i panni, per fare la lavatrice, logicamente, ammorbidenti, il sapone per i piatti, i dentifrici per grandi poco bambini, cane, spazzolini. È durata una cifra loro che abbiamo preso. Ma abbiamo fatto una mega scorta. 60-70 euro. Ma avevamo tantissime cose. Ma guarda che cose. È passato un anno e qualcosa l'ha ancora le tabs della lavatrice, le perle, veramente ci siamo trovati veramente bene su quello, com'è che magari mi interessa spesasicura.com, se volete andare a guardare qualcosa, adesso non so perché non ci abbiamo forse neanche guardato, però perché tanto ce l'avevi, infatti ce l'abbiamo ancora la scorta, ma c'è anche qualcosa di mangiare lì, sì, solo che noi come cibo non era molto conveniente sul cibo, però no, sui detersivi come cibo online così non l'abbiamo mai preso, però sui detersivi l'abbiamo provato, è stato c'è anche Amazon che fa l'alimentare, vabbè Esselunga, e poi hai mai provato sì appunto con i detersivi ma col cibo no, anche l'Esselunga te li porta a casa perché fanno anche loro spesa a casa, sì. Spesa a casa magari per gli anziani e quello è comodo anche per chi non può, comunque non ha una macchina magari andare, sì, cioè, comodo. Allora quello sì, l'Esselunga grandi su queste cose qua da portare a casa è buono, poi non so com'è, se c'è la tariffa credo, io non lo so, non lo so come funziona quello perché non abbiamo mai, ma comunque sempre e beh comunque è limite, comodo per chi non può, è buono buono. Poi 11, stai attenta a raccogliere i coupon, non ci sono neanche quei coupon, perlomeno io non li vedo, sì vabbè, ma dillo quante robe che ti faccio arrivare sempre a casa gratis. Sì, vabbè, coupon della spesa. Sì, noi coupon come quelli che fanno in America, tutti pazzi per la spesa, quel programma che c'era su Real Time, che a me piaceva tantissimo, cioè vedevi quelle americane lì, tutte belle mattacchione che vanno tutte allegre, perché sanno che si portano a casa $900 di spesa, ne pagano $3, no, veramente, quelli era la mia trasmissione, io l'adoravo. E ti ricordi là? Andavano, sì, col suo faldone pieno di coupon, perché là in America... A bizzeff i coupon. Qua ti guarda male quando vai col buono sconto. Sì, qua se tiri giù anche. Mi ricordo c'era qualcosa sui fruttolo, quando mangiavano i fruttolo loro, che tiravi giù ancora anni fa. Tiravi giù il pezzettino, lo portavi alla cassa per il prossimo acquisto. Per lo sconto, magari sì. La volta prossima che andavo anche con quello. Guardavano. Ma
scusi, era su sull'altro, se la prossima volta che lo acquisti c'è il 20%, non ti guardano in modo. Cioè veramente, anche, ma a parte che qua non ce ne sono tanti, vi ripeto, come in America, però anche se ne hai qua uno così ti guarda, allora ascolta, lascio perdere, mi pago quei 20-30 centesimi in più e ascolta, se devo stare lì a vedere una che ti fa il muso, già poi non è che tutte sono molto simpatiche quando arrivi alla casa. Allora... Per carità, il loro lavoro, tutto poverine, devono sopportare tutta la gente tutto il giorno, però, cioè... Io non è che voglio fare pubblicità Scelunga, perché non è che ne vado matto, però c'è un'applicazione... È vero. Tramite l'app della Scelunga, tu entri e scegli il tuo sconto. Quello che facciamo ogni tanto. È vero, quello che facciamo noi, quello certo. Non è male. Quello non è male, sì, infatti su tante cose che praticamente tante mi dice, cose... fammi vedere se c'è, allora va, metti lo sconto, poi quando passi la nostra carta fidati dell'Esselunga, ti parte lo sconto sul prodotto che hai preso. Cioè quello tu sei dentro a fare la spesa, con lo smartphone o quello che è, col tablet che è, apri l'applicazione dell'Esselunga, entri e tu scegli il tuo sconto immediato. Cioè anche se tra 5 secondi sei in cassa... Tu su alcuni prodotti puoi avere dal 10 anche al 30%. Ma quello è comodo. Infatti, non è male. Su tante cosine anche. Non tutti lo sanno. Le loro merende, no, è vero. Selezioni il tuo negozio di riferimento. Che marito che voglio. Vabbè, io faccio per risparmiare. No, è vero. No, però tante cose, vedi, lui le sa, io per dire, se non me lo diceva lui, ciao, andavo a fare la spesa. Però vabbè, non sembra, ma su quei 3 o 4 prodotti in più che magari compri quella cosa di marca per loro, la merenda, i cracker, esatto, che magari i pavesi, i cracker, quello... Allora lo fai, dici, buono, anche sui sughi della Barilla, l'abbiamo fatto sulla pasta. Perché noi mangiamo pasta integrale solo la Barilla, perché l'abbiamo provato una volta, abbiamo basta. Provato altre paste integrali dell'LD dei discount, veramente, ti rimane tutta qua. La differenza la minima, la differenza ma costano minima. Uguale? Sì, costa 72 centesimi, però è buona, a mezzo chilo. No, quando dici Barilla, perché è proprio la pasta che è buona, veramente, cioè, è un'integrale buona, è una pasta integrale buona, la Barilla, che non è quella pesante, che ne mangi 5 penne. Le mangi piccolini, che sono buonissime. Le mangi piccolini della Barilla, perché è una pasta piccolina, ma è buonissima, anche se c'ha 10 anni, però a parte che è buona, la mangerei anch'io. Che no, vabbè, oh, io lo mangiavo, ma perché è pasta più piccola, io mangiavo, ti ricordi che la mangiavo io? Quando non la mangiava più lei, la mangiavi te. Sì. Allora, piccoli, infatti è buonissima, no, si chiamano i piccolini perché comunque la forma è più piccolina per i bambini piccolini, che però è pasta tagliata piccola. Allora le vediamo camicie. Domanda 12, compri molti prodotti bio? No, perché costano un occhio del co un occhio della testa, infatti. Noi qua vengo diciamo noi del co vuol dire perciò no, purtroppo ci piacerebbe, ma poi 13, preferisci comprare cose di marca o tarocchi? Si preferisce sempre tarocchi. Cose di marca perché comunque sono più buone. Nel non senso, è mica vero, su tante dipende, sono buone anche quelle sotto marca perché ci sono prodotti buoni anche sotto marca, però la marca tante volte la vedi che la differenza la fa. Comunque allora, la pasta Barilla, torniamo al discorso, pasta integrale Barilla è buona, ascolta. Pasta integrale al discount fa schifo. C'è un discorso da fare qua a lungo, che tantissime cose che vengono prodotte dalle marche le trova al discount con un altro quello nome, è vero, sì. Come i biscotti, però la faccio pasta, per tornare al discorso della pasta. L'acqua, che è la cosa più stupida, cioè è una cosa essenziale, paghi un tuo marchio per dire 60 centesimi, un litro e mezzo. Vai al discount, guardi lo stabilimento e tutto, e la paghi 20 centesimi. Sì, cioè, so. Parliamoci chiaro. Su tante cose, però sul fatto che parliamo anche della pasta così, la Barilla è migliore. No. Su quello, ecco, vedi. Sì. Ci sono cose e cose comunque, ecco. No. Poi 14, ma ti ricordi dell'estate? Quella volta la cavolo che ci siamo rimasti di stucco. È vero che marca era l'altra che non me la ricordo. Santana. Però costava Santana. Era uguale. Ma c'era anche uno del discount, se ti ricordi. E poi abbiamo il Casado dell'LD. Buonissimo. Che è un tè al limone, buonissimo. Ok, 14. Quanti centri commerciali ci sono nella tua città? Tanti. Un po', tanti iper, tutti in zona, Due Torri, tutti, cioè, tanti. E l'ultima domanda, chi tagghi? Allora, taggo la Swamp, bacioni, ti taggo, voglio vedere il tuo tag di come fai la spesa, Raduna Incantata, e vediamo chi posso taggare, non mi viene in mente nessun altro, vi taggo tutte e vi lovo, tesore mie, siete tutte come taggate, come la dice la Cami, sì.
Bacioni a tutti, tutte taggate. Al prossimo, ciao!